Benvenuti in un nuovo video. Oggi, da come vedete dal titolo, proveremo insieme due nuovi prodotti. Non ho mai provato questo genere proprio di prodotti sul canale, proprio a video assaggio. So che questi video vi piacciono, quindi mi piace continuare con la tipologia di provare nuovi prodotti. In tantissimi ultimamente mi avete chiesto: hai provato i cornetti della Ciao Carb, i cornetti di MG che proveremo nel prossimo video, anche quelli ho preso. In più anche una novità di un'altra tipologia di video che vedrete a breve, cioè sempre di video assaggi, però non l'abbiamo mai fatta. E quindi ho deciso, mi trovavo a fare l'ordine e ho deciso proprio di prenderli così da recensirveli. Ovviamente i cornetti potete acquistarli sul sito di All Supplement, io l'ho presi da lì, come un po' vabbè sapete nei video assaggi, e ovviamente per ogni vostro acquisto su All Supplement trovate il mio codice sconto che è Giulia010. Per qualsiasi cosa, raga, ve lo ripeto sempre, ve lo ripeterò fino alla morte veramente. Se vi servono comunque consigli oppure siete indecise o indecisi, non sapete cosa dovete prendere, mi raccomando, contattatemi su Instagram, mi trovate come Giulia Mifitto, non vi fate problemi perché molto spesso mi dite ho fatto l'ordine però non lo so, mettevo vergogna di chiederlo a Dio, farti perdere il tempo. Sapete che per me non è mai 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 una perdita di tempo nel parlare con voi e nel consigliarvi, perciò raga non vi fate mai problemi, scrivetemi. E iniziamo con i primi cornetti che sono questi qui di là della Ciao Carbo. Ma prima di iniziare a parlare dei cornetti, volevo dirvi un po' di cose. Ovviamente, da come sapete, Ciao Carb, ma come tutte le altre aziende che comunque producono degli alimenti a basso contenuto di carbo, hanno comunque un elevato contenuto, diciamo, di elevato, vabbè, ma comunque hanno un apporto in più di grassi, perché comunque questi prodotti sono anche studiati per chi fa comunque una dieta tipo come la chetogenica, come anche chi ha giornate scariche di carboidrati, ci stanno per, sono studiate per diverse veramente persone e per diversi stili alimentari. Io sono la prima a non acquistare questi prodotti, ma semplicemente perché non fanno parte della mia quotidianità. Quindi proprio per questo motivo, specialmente questi prodotti che sono a basso contenuto di carb e danno comunque grassi in più, io solitamente, perché proprio non fanno parte del mio stile alimentare, non fanno parte proprio della mia quotidianità, e poi perché non ho proprio, non ho poi questi carboidrati così bassi, cerco sempre di, cioè non mi viene neanche di andare nella sezione proprio come la pasta e di acquistarla, perché proprio non mi viene, perché sono prodotti proprio che non acquisto. Però so che molte persone, sì raga, io oggi soffro proprio di caldo, però ci sono tante altre persone che, come è normale, che comunque vi piacciono questi prodotti, li acquistano, e proprio perché hanno un fabbisogno diverso dal mio, hanno dei macros stimati diversi dai miei. Però prima comunque di acquistare questi prodotti vogliono anche loro sapere una recensione e quindi io subentro io. Quindi il mio compito è quello di recensirvi un prodotto e dirvi se secondo me ne vale la pena oppure no, non ne vale la pena. Quindi voglio chiarire anche questa cosa, ok che hanno comunque dei grassi in più rispetto ai carboidrati oppure rispetto anche al classico cornetto. Forse una persona mi dice sì, però il classico cornetto ha grassi di meno, sì ci sta, però questo qui è un alimento diverso da comunque un prodotto che ho, un cornetto che trovate al supermercato, quindi ha diverso un cornetto del supermercato, non ha lo stesso apporto di carboidrati, come non ha lo stesso apporto di grassi e non ha lo stesso apporto di proteine e anche comunque di ingredienti e cose del genere. Quindi io non vi sto dicendo che questi prodotti fanno miracoli rispetto ai prodotti del supermercato, no, assolutamente no, mai detto e mai lo dirò, però ci tenevo a chiarire questo discorso, sono due prodotti completamente diversi. Quindi il mio compito in questo momento è non di dirvi ok, sì, hanno prodotti, hanno degli ingredienti, hanno dei valori nutrizionali fantastici, quindi anche se il sapore non è buono lo dovete prendere. Assolutamente no. Il mio compito è quello di vedere proprio in sé il cornetto, se è buono o non è buono. Quindi questo è il bello di questi video, perché una persona che è interessata va a vedere e dice ok, prima di fare l'ordine, quindi di rischiare, vado a vedere se veramente,
ne vale la pena. Ovviamente è un prodotto che può piacere a me, a un'altra persona non può piacere, però sono sempre gusti. Io sono qui a dirvi proprio cosa ne penso ed essere schietta su qualsiasi prodotto. Quindi, dopo questi 2-3 minuti di chiacchiere, passiamo proprio ai cornetti in sé. Scusatemi un po' se mi vedete i capelli voluminosi, ma non ci fate caso. Allora, il cornetto è questo qui, oh, della Ciao Carbo. Sì, oggi pure la voce, ma vabbè. È un bel correttore, devo dire la verità. Io pensavo che uno di questo era comunque neutro, invece no, perché io, o almeno non lo so, perché comunque non sta scritto tipo, qua sta scritto Protobrio Sweet, però noi le chiamiamo cornetti. Però qui vicino, da come potete vedere, c'è un disegno che sono ribes, giusto? 3 ore per cercare e di ricordare come si chiamava questo frutto. Quindi ho visto su internet e se non mi sono dimenticata si chiama Ribes, ma vabbè. Allora, questo cornetto è 50 grammi e i suoi valori sono: hanno 12 grammi di grassi, 4,5 grammi di carboidrati e 11, no, queste sono le fibre, 11 grammi di fibre e proteine 7,50. Quindi andiamo a vedere. Oddio, ma profuma! No, raga, vi giuro che sembra l'odore del cornetto della Bauli, ve lo giuro. Troppo buono. Allora, morbido, molto morbido. No, raga, comunque bellissimo. Eccolo qui. Vediamo un po' se dentro è farcito. No, non è farcito. Quindi, raga, io penso che questo sia neutro, perché, raga, sinceramente da fuori non si capisce molto bene. Però perché hanno fatto quel disegno? Boh. Comunque è neutro. Assaggiamo. Comunque, raga, è morbidissimo. Raga, ve lo giuro, sembra una brioche. Cioè, sembra un cornetto normale. Cioè, è morbidissimo. Io scioccata. Me l'aspettavo tipo duro, invece no. Ve lo giuro, raga, che si scioglie in bocca. Oh, io scioccata. Poi questo qui, invece, vabbè, è uguale, solo che la confezione è diversa. Eccolo qui. Allora, sempre Protobio, Sweet, e qui ci sono le more. Allora, io ricordavo che uno, cioè io mi ricordavo uno neutro e uno tipo con ripieno. Però, raga, non lo so, vabbè. Comunque, questo ha, sono sempre 50 grammi a, ma non vi ho detto le calorie comunque. Di questo cornetto le calorie sono 170, di questo qui sono 180, 12 grammi di grassi, 4 di carboidrati e 13 grammi di proteine. È un po' più proteico questo. Sì. Questo è più proteico rispetto a questo qui, oh. Allora, per quanto riguarda l'odore, profuma più di più l'altro. Allora, questo si presenta un po' più duretto rispetto all'altro, ma ve lo faccio proprio vedere. Questo è morbidissimo. Invece questo è un po' più duretto, ma vabbè, forse il sapore ci sorprenderà. E anche l'odore non odora molto rispetto all'altro, ma ed è anche molto più piccolo, vediamo. Io sto cercando perché, cioè, ragazzi, sono vuoti, ma ho capito male io? Comunque, ragazzi, sono vuoti, quindi io penso che li dobbiamo valutare entrambi in neutro. Però no, raga, dopo per iscrizione devo andare a vedere sul sito. No, raga, sinceramente, a gusto tra i due preferisco l'altro.
Questo no, questo sa un po' più di chimico, un po' più di cartone. No. Allora, forse ho capito la differenza. Allora, la differenza infatti è anche nelle proteine. Boh, io ero convinta di sta cosa, ve lo giuro. Allora, questo è anche vegetariano. Questo qui, con la confezione arancione. Che sicuramente riacquisterò perché, mamma mia, raga, ve lo giuro, anche se ha 12 grammi di grassi, questo è la fine del mondo, mi piace proprio il sapore. Questo è 22% di fibre, questo invece sta scritto 26% di proteine, quindi la differenza tra i due è che questo infatti è più proteico, invece l'altro no. E quello secondo me è a base di fibre, ma adesso vado a controllare sul sito perché non si capiva tanto di fibre e questo no. Però sinceramente, raga, ne abbiamo scoperto insieme la delusione proprio. Quindi io tra i due, ok che un altro è meno proteico dell'altro, però se vi volete togliere lo sfizio, volete provare qualcosa di diverso che ha anche un po' di proteine in più e i vostri macros ve lo permettono, se non calcolate, lo volete provare per sfizio, prendete questo qui. Con la confezione arancione perché raga è veramente troppo troppo buono. Il mio voto, vabbè, se hai capito, non do voto. Lui è al primo posto e l'altro al secondo posto. Allora, raga, io adesso vado a controllare sul sito perché mi devo togliere questo dubbio. Perché io ero convinta avessi comunque c'è il ripieno. Io convintissima di questa cosa. E poi perché hanno messo allora i disegni vicino? Non li mettete proprio perché fate dei dubbi. Allora, mo controllo. Comunque dicono che entrambi sì, sono adatti, sono vegetariani. Sì, ok, pure l'altro c'ha il logo, però raga. Non sta scritto niente, quindi penso che l'unica differenza sia, sì, sia sto fatto delle fibre o no, che forse lo rende anche più soffice. Non lo so, raga, io alzo le mani per la gaffa iniziale, però almeno vi ho detto quale per me è il più buono, almeno abbiamo sfatato anche questa cosa. E quindi niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!